arrivato alle 9 di questa mattina sopra ad un grosso camion con semirimorchio a piattaforma estensibile il nuovo ponte ciclopedonale a Tavernelle di Colli al Metauro. La nuova struttura, ad un'unica arcata e completa di impianto di illuminazione a LED, sostituisce la precedente, resa inagibile nell'estate del 2021 a causa del deterioramento del materiale in legno di cui era realizzato. Tramite l'ausilio di due potenti gru, alle ore 10 il nuovo ponte, lungo 29 metri e largo 2,60 dal peso di 22 tonnellate circa, è stato alzato e poi posizionato sopra il corso d'acqua del Rio Barzotto, a fianco della via Flaminia, temporaneamente chiusa. Ad assistere ai lavori, oltre ai tecnici, il sindaco Pietro Briganti ed un nutrito gruppo di cittadini che hanno catturato il momento con i propri cellulari. Alle mie spalle stanno installando il nuovo ponte ciclopedonale di collegamento delle due località di Tavernelle, la località di Tavernelle Vecchia con quella nuova, dalla quale insomma se ne sentiva una forte esigenza per mettere in sicurezza un tratto molto utilizzato a livello pedonale e che in realtà fino adesso i cittadini dovevano passare su un tratto di strada molto pericoloso. Quindi siamo molto soddisfatti di questo intervento, un intervento che vede la posa di un ponte completamente in acciaio Corten, quindi dovrebbe garantire una maggiore sicuramente durabilità e una minor manutenzione e dovrebbe quindi rimanere lì a lungo nel corso degli anni. L'intervento aveva un quadro economico di circa 293.000 euro, ma a seguito del ribasso d'asta relativo alla realizzazione dell'opera si aggira intorno ai 220.000 euro il costo complessivo, di cui 140.000 euro, circa 144.000 euro proprio il costo per la realizzazione del ponte. Poi ci sono altri aspetti tecnici, IVA e quant'altro. È un costo che ci ritiene anche soddisfatti, abbiamo cercato anche di intercettare dei contributi, ma ritenevamo giusto utilizzare i fondi del bilancio comunale proprio per ridare quest'opera, un'opera importante che non solo logicamente per la località di Tavernelle, ma per tutto il comune di Colli al Metauro, che in questo periodo nella quale sono iniziate tantissime opere come la riqualificazione, il rifacimento quasi completo della palestra Ciancamerla, oltre alla scuola Rodali, oltre a tanti altri interventi che stiamo realizzando, si unisce a questi interventi e di questo devo ringraziare fortemente l'ufficio tecnico per il grande lavoro che sta svolgendo. Il ponte, ora al suo posto, sarà oggetto di collaudo nei prossimi giorni per essere poi aperto ufficialmente a pedoni e ciclisti.